Amici, eccoci qua. Ecco le offerte da Lidl di Pazzardo, cioè degli utensili per il fai da te, dal 2 novembre 2023. Ecco, o come al solito, vi chiedo di mettere un like e di iscrivervi se vi piacciono questi contenuti. Abbiamo un compressore da 24 litri, con tubo per aria complessa incluso, e regolabile da 0 a 10 bar, a due manometri con scala in bar e PSI. E riduttore di pressione per la regolazione della pressione di lavoro. Capacità di aspirazione 260 litri al minuto. Erogazione effettiva 7 bar, 103 litri al minuto. Potenza assorbita 1800 watt. Prezzo 129 euro invece che 149 euro. Quindi si risparmia un po' più del 10%. Ecco, è un normale compressore molto accessoriato, potente e a un prezzo abbastanza basso. Poi abbiamo pistola sparapunti ad aria compressa a 29,99 euro. Ha un caricatore da 100 pezzi con indicazione del livello di carica. Massima pressione di esercizio 8 bar, 1000 graffe e 1000 chiodi inclusi. E una comoda valigetta. Poi ancora abbiamo a 149 euro invece che 199 euro, quindi un bel risparmio, risparmio del 25%, una smerigliatrice a mandrino oscillante con rotazione orizzontale e oscillazione verticale, tavolo di lavoro inclinabile a piacere fino a 45 gradi, 5 bussole smeriglianti sostituibili incluse. Ha come dati tecnici potenza allacciata 500 watt oppure 450 watt, numero di giri a vuoto 2000 al minuto, velocità del nastro 8 metri al secondo, sollevamento di oscillazione 16 mm, quindi più di un centimetro e mezzo. Ecco come ci si lavora. Bisogna ovviamente proteggersi con dei guanti, certo non è un attrezzo pericolosissimo perché lavora con la carta vetrata, però è sempre bene proteggersi. E io userei guanti come questi o guanti da meccanico anche più grossi, come quelli da tornitore. Poi abbiamo faro LED ricaricabile da lavoro a 19,99 euro. Ha la funzione power bank USB. Quattro modalità di funzionamento, massima luminosità 50%, segnale SS e lampeggio rosso, 6500 Kelvin e 2000 lumen, 20 watt. Ha in dotazione il cavo USB tipo C, l'adattatore per auto e l'alimentatore. È un faro che fa una bella luce, bisogna vedere per quanto tempo. Poi abbiamo gli attrezzi di precisione. E di questi vi rimando a un altro video.